Amici Trevi Meteo, bentornati al nostro TG di Trebi. Oggi tanta carne a fuoco. Partiamo subito dalla situazione in California, dove avrete sentito la diga di Oroville rischia di cedere sotto la spinta del lago, dell'invaso creato dalla diga stessa, completamente colmo d'acqua per le piogge abbondanti dei giorni scorsi. Stanno facendo defluire l'acqua anche con velocità, ma in realtà appunto ce n'è talmente tanta che rischia che la diga possa in alcuni punti cedere. Sulla home page di Trevi Meteo trovate anche questo filmato in forma integrale. Se vi interessa andate a dare un'occhiata, perché è davvero impressionante anche la potenza con cui l'acqua poi arriva ai fiumi sottostanti. Evacuate già decine di migliaia di persone. La situazione è davvero molto delicata. Noi la stiamo seguendo con attenzione, vi terremo ovviamente aggiornati. Forse possiamo vedere tra pochi secondi anche appunto la potenza con cui questo fiume d'acqua arriva poi giù più a valle, davvero impressionante. Ecco, guardate questa immagine, ma insomma sulla nostra home page trovate il video integrale. Ora torniamo a casa nostra per la situazione da noi che si mette al bello. Per fortuna è confermato l'arrivo di un'alta pressione, ormai le nuvole sul nostro paese stanno lasciando spazio a schiarite sempre più ampie, insistono ancora un po' all'estremo nord-ovest, sulle isole maggiori e a tratti nelle zone interne del sud. Non sono comunque in atto precipitazioni significative da nessuna parte. Cosa sta accadendo? Quest'alta pressione dall'Europa centrale si sta allungando verso il Mediterraneo e l'Italia, le perturbazioni atlantiche rimangono confinate all'Atlantico e da noi per alcuni giorni non prevediamo precipitazioni significative. Lo vediamo anche da questo maggiore dettaglio, le macchie azzurre come al solito rappresentano le eventuali precipitazioni che vedete svaniscono dal nostro paese. E tra l'altro domani e dopo è confermato clima anche primaverile nelle ore pomeridiane. Vediamole le temperature previste. Al primo mattino, per la verità, ancora valori bassini al nord e nelle zone interne dell'Italia centrale, in molti casi di poco al di sopra dello zero, ma poi nelle ore pomeridiane domani staremo già benissimo, con valori già in alcuni casi al di sopra dei 15 gradi, soprattutto sul versante tirrenico. Per finire, un piccolo regalo per questa festa di San Valentino, la classifica delle nuvole più strane che l'atmosfera ci possa regalare. Partiamo dal quinto posto, dove abbiamo selezionato questa nube lenticolare, molto spettacolare, si formano spesso al di sopra delle cime montuose. Al quarto posto, invece, questa foto scattata da noi di Trevi Meteo durante un tornado turco, è una wall cloud che può dare origine a dei tornado. Terzo posto per il cumulus mammatus, mi piacciono tantissimo, sono nubi che si formano al termine dei temporali in alcune situazioni. Stranissima anche la seconda posizione, morning glory si chiama, nubi che si formano, nubi a rullo definite così, che si formano spesso in Australia. E infine al primo posto, dedicato a tutti gli innamorati, questa splendida nuvola a cuore. Con questo è tutto, ovviamente per dettagli vi aspettiamo su trevimeteo.com, ci rivediamo poi domani con il TG di Trebi.